Sì, no, mi prendo tanto tempo, ma sono qui per una motivazione, perché ho sentito parlare prima i vostri discorsi e una delle cose che è stata ripetuta più volte è il fatto di essere vicino alle piccole imprese. Io rappresento una piccola impresa perché rappresento una cooperativa sociale che ad Ancio gestisce una casa famiglia per minori. E sono qui perché comunque è stata fatta una scelta dalla sede CEPUCI Litorale Sud di Roma, avallata poi dalla presidenza nel tempo, quella di regalare gli adempimenti della sicurezza alla nostra struttura. Per cui sono qui per ringraziare ufficialmente e anzi magari chiedo alla collega se mi aiuta, abbiamo un piccolo riconoscimento formale da darvi, così a modo nostro, insomma da parte di tutti i miei collaboratori e da parte dei nostri ragazzi. Che è comune a tutti, soprattutto a chi lavora prettamente con le istituzioni, e la nostra capacità di sostenerci nel tempo è data proprio ad azioni come questa, quindi grazie di cuore. Siccome uno dei compiti di un sindacato non solo di imprese, è quello di fare anche solidarietà. Allora noi ringraziamo il tavolo dove la struttura, la cucinella si chiama, ha un bel casco. Metteremo per primi 50 euro per uno noi. E vi invitiamo a fare un piccolo obolo per sostenere questa casa famiglia che si trova in difficoltà perché deve dare da mangiare ai bambini. Grazie. Finita queste baci che anch'io voglio dare ad Alessandro, diamo la parola al dottor Pioppo. Generalmente quando si ha a che fare con un uomo come me che ha del diritto ha fatto la sua vita, si prevede che inizi a parlare di condizioni di procedibilità, di amenità del genere. Ma dovete sapere che io sono qui non per esibire in studio i miei titoli, messo per gli altri, ma per onorare un'intuizione brillante dei due presidenti, Marciano e Stefani, che accortisi era nato un provvedimento importante per la giustizia e l'economia italiana, cioè la mediazione civile, voluta fortemente dal ministro Alfano, hanno deciso di donarvi una rete di camere di mediazione e si sono rivolti a me, unendo le loro forze interne già preparate al tema, per sviluppare e far crescere all'interno della vostra cultura di mediazione, della vostra cultura di impresa, anche l'istituto della mediazione civile. L'istituto della mediazione civile nasce dalla necessità di riportare il paese ad una condizione di civiltà. Perché dico questo? Perché non è possibile avere in Italia 5, 6, 8 milioni di dipendenti, ma soprattutto 10-12 milioni di cittadini in lite, le parti sono almeno due in una lite giudiziaria. Non è possibile lasciare prigionieri i capitali degli italiani nei tribunali a causa della lentezza del rito civile. Voi siete piccoli imprenditori, siete imprenditori agricoli, senza di voi l'Italia crolla. Senza di voi l'Italia crolla, siete voi padroni d'Italia, non le banche. Le banche producono reddito grazie a voi. Bene,
è nata ADR Mediazione. ADR Mediazione è già una delle più grandi reti d'Italia di camere di mediazione civile. È la prima rete su base sindacale per numero di sedi di camere di mediazione civile. È un'impresa titanica realizzata grazie all'intuizione dei presidenti e alla collaborazione di tutti, che offre a tutti voi una nuova professione, una nuova fonte di reddito, ma anche la possibilità di realizzare i valori su cui si basa il vostro operato e l'operato del vostro sindacato, che comunque è senza scopo di lucro, ma che comunque vi immerge in un sistema di valori che danno beneficio al paese e ai vostri sindacati. Cosa sta succedendo in questo momento? Queste 50 reti sono tutte collegate tra di loro tramite un sofisticatissimo software che fa dialogare e che permette in tempo reale di sapere qual è il flusso delle liti e di controllare l'operato anche di ogni singolo mediatore dal punto di vista del rendimento, della specializzazione e della pertinenza al ruolo che è stato compiuto. Ogni sede è diretta da un cosiddetto responsabile di sede. Responsabile di sede è una figura che noi troviamo all'interno del DM180, che è quello sulla mediazione civile. Questo responsabile di sede, pur non potendo interferire sull'operato dei mediatori, vigila e coordina la struttura e dialoga direttamente con la sede centrale, presso cui vengono registrate le liti presso il cosiddetto registro unico degli affari di mediazione. Ora, perché è un'opportunità grossa? Perché intanto voi per tradizione dialogate col tessuto sociale vivo della nazione e potete comunque far confluire presso le vostre sedi la litigiosità e trasformandola in dialogo.